un autore dietro al microfono. Autopubblicato per scelta. Radio Scrivo, il podcast sul self-publishing dedicato a chi vuole imparare di più su scrittura, marketing e business. Radio Scrivo, vivi delle tue parole. Questo podcast è sponsorizzato da scrivofacile.com, il sito degli scrittori 2.0 dove potrai trovare un sacco di risorse gratuite utili per il tuo brand e i tuoi libri. www.scrivofacile.com. È ora di autopubblicarsi sul serio. Buongiorno a tutti, sono Eugene Pitch e questa è una nuova puntata di Radio Scrivo, la radio degli scrittori 2.0. Oggi volevo presentarvi l'intervista che ho fatto a un'autrice piuttosto nota nel mondo del self-publishing italiano. Si tratta di Marcella Nardi. Lei è diventata famosa, insomma, con i suoi gialli, principalmente una scrittrice di gialli, ma anche si è occupata anche, per esempio, di thriller, e poi comunque approfondiremo durante l'intervista. E insieme abbiamo parlato un po' del suo percorso, di come, più che altro, mi interessava sapere come si promuove, come fa una del suo livello a promuoversi nel difficile mercato italiano, ecco. Quindi mi ha saputo dare comunque delle dritte molto interessanti. E, oltre a questo, abbiamo anche approfondito il lato più oscuro del self-publishing, quindi ne sentirete delle belle, devo dire. Spero che vi sarà utile e mi raccomando, ascoltatela bene fino in fondo, ok? Bene, ci sentiamo dall'altra parte allora. Ciao! Allora, intanto, Marcella, volevo parlare un po' di che cosa ti occupi, diciamo, dal punto di vista letterario. Tu hai una serie, giusto? Diciamo che adesso le serie sono due. Ok. Io ho iniziato come pubblicazione nel 2015 una serie. Sì. In realtà il primo volume io l'avevo scritto 2 anni prima per un concorso nazionale italiano. Ok. Però già col personaggio attuale della serie. E poi, siccome avevo voglia di scrivere una serie poliziesca, quindi quello è stato rivisto con una persona, un'altra persona, un altro editor, abbiamo rifatto l'editing. Sì. L'ho ampliato e quindi è diventato il primo della serie poliziesca dove diciamo che è quasi al 90% il personaggio, il commissario di polizia sono io. Randy. Infatti ho preso le prime tre lettere del mio cognome e l'ho invertiti. Sì. Tra l'altro, i primi due romanzi in realtà lei non è ancora commissario, è ancora giovane, una ragazza universitaria. Sì. E quindi diciamo c'è una specie di evoluzione anche fino ad ora in quelli scritti della serie, anche proprio come toni, modalità e potremmo dire crudezza o meno. Lasciami consentirmi questo termine per quanto riguarda le scene e anche proprio il modo espositivo. Sì. Quindi nel primo in assoluto lei vive ancora a Bologna, è figlia di un commissario e ho voluto basarmi un po' sulle mie reminiscenze di quando ero ragazza, che era una partita dei gialli per ragazzi, non so se tu, se tu li hai mai letti. Sì. E che in Italia erano editi Mondadori al tempo. Sì. L'idea nacque negli Stati Uniti e quindi ho fatto una cosa di questo tipo. Okay. Poi invece, siccome io tra i vari generi del mondo giallo in assoluto amo molto anche il legal thriller, e magari dico due parole per chi non è molto ferrato sul legal thriller. Il legal thriller, differentemente dal detective story, non vede un poliziotto come detective, quindi come investigatore non ha un poliziotto. E sono sempre avvocati che hanno la passione per le investigazioni. Allora, John Grisham. Grisham ha fatto vari libri del tipo legal thriller.
Per me, io sono, diciamo, sono cresciuta come legal thriller con Steve Martini, che è un americano, di fatto proprio lui faceva per lavoro, oltre che essere uno scrittore, era proprio un avvocato penalista. Sì. Marcella, volevo chiederti, a proposito appunto dei tuoi gialli, dei tuoi thriller, eccetera, hai studiato qualcosa per organizzare la scena del delitto, dati tecnici, cose varie? Perché non è facile comunque, cioè anche io stesso a volte mi trovo un po', che devo fare un po' di ricerche perché non... Allora, quando io inizio a definire... Prima ancora di scrivere, cioè inizio a definire la trama, sì. Io diciamo lavoro un po' a step, a passi successivi. Okay. Innanzitutto ho una memoria fotografica e quindi ho bisogno, proprio prendo fisicamente un grande pezzo di carta e comincio a buttar giù anche proprio graficamente le idee partendo da un punto centrale. Sì. E scrivo brutalmente a margine quello che faccio un'analisi top-down. Io sono un informatico e quindi cosa faccio? Comincio a scrivere una trama giusto poche righe, sì. Poi pian piano la esplodo fino ad arrivare a metti 3-4 pagine di formato A4 con una trama abbastanza esplosa. Sì. E poi il discorso di come fare per le scene piuttosto che altre cose, c'è molta ricerca. Per esempio, tanto per fare un'idea, in uno dei miei romanzi che si chiama L'apparenza inganna, ho dovuto studiare alcuni tipi di droghe, sono quelle che vengono chiamate le droghe per lo stupro. Ok, sì, sì. Perché avevo delle scene di tipo sadomaso particolari, ma l'approfondimento lo faccio sempre, che siano gialli moderni piuttosto che lo storico. Sì. Per esempio, per lo storico, io ho letto dei gialli storici o anche in narrativa storica che sono sbagliati. Non so, l'uso della forchetta è entrato un po' in tutta Europa verso il 1400. Invece ci sono tu leggi di romanzi che questi usano le forchette nel 1200, questo è un errore storico. Certo. Allora è importante. Allora, quello che io faccio è per le scene del crimine, in molti casi io vado, istruisco un po' su internet. Poi io ho due amici avvocati penalisti. Ah, bene. Quando ho da chiedere alcune cose di tipo, chiamiamole procedurali. Sì. Poi ho un'amica che è poliziotto. Perfetto. E anche lì, in certi momenti, alcune cose che mi sembravano un po' al limite del verosimile, anche se guardando le serie TV, in effetti tante cose sono un po' al limite del verosimile. Sì. E allora, diciamo, che un po' mi consulto, poi ho anche amici medici. Quindi a seconda di quello che mi serve... Perfetto. Cerco sempre di istruirmi, ovviamente di ricercare, e le ricerche possono essere magari su internet piuttosto che attraverso questi miei amici. Poi c'è stato per esempio un altro romanzo in vendetta dove c'era il discorso di come la persona nel Medioevo si accorge che la persona, il cadavere, e la donna è stata strozzata e non è caduta. Sì. E allora ancor più ho cercato di anche lì andare a vedere su internet quindi quali sono i segnali che ti fanno capire che una persona è stata strozzata. Eh sì, bisogna appunto difatti effettuare delle ricerche, sì, perché molte si improvvisano un po', dicono vabbè, no, tanto non se ne accorgono i lettori, però... Beh, dipende, purtroppo, anche in questo caso dipende dal lettore. Mm. Se il lettore, per esempio, è una persona che non vede mai nemmeno, diciamo, le serie TV, perché le serie TV, anche se in un certo senso sono un po' alcune volte esagerate, però a lungo andare ti fanno entrare più o meno, diciamo, nell'ottica, anche se
per esempio, io ho tanti amici medici che quando hanno visto le serie di Dottor House hanno detto ma quante cavolate sono state dette. Stessa cosa, io sono un informatico, quando tu vedi queste cose mirabolanti, computerizzate, questi schermi stracosi così colà, ti rendi conto che tante cose sono tutte fatte in quel momento che non esistono. Esatto. Però la gente non capisce, quindi devi anche essere abbastanza dentro per capire sì. Quanto una cosa sia al limite del verosimile contro invece vada bene. Però sì, quello mi cerco di istruirmi, soprattutto lo faccio sia per i moderni, che è importante, ma poi anche per il giallo storico che ho da poco pubblicato anche la versione inglese. Lì ho dovuto veramente fare tantissime ricerche, perché per esempio a un certo punto c'è la famiglia di Marco Polo, che faccio dire che ha acquistato la casa sul ponte e vede il ponte di Rialto. A un certo punto mi è venuto un dubbio. Ho detto, ma in quel periodo il ponte di Rialto esisteva? Sono stata fortunata, perché in quell'anno il ponte di Rialto era stato costruito 5 anni prima. Oh, al pelo. Quindi avrei potuto sbagliare, se la mia, quella scena, diciamo, quegli eventi fossero 6 anni prima, e io mettevo ponte di Rialto, qualche lettore acuto, o comunque magari un patito di storia dell'arte, o... avrebbe potuto capire che io proprio non avevo visto niente. Certo, certo. Senti, poi appunto... Durante le gondole. Allacciandomi al discorso delle ricerche che fai, sì, tu poi le usi anche per sui social, no? Anche per comunicare con i tuoi lettori, condividere quello che stai facendo, eccetera. Sì. Cioè, come le usi un po' i social per promuoverti? Allora, ecco, io lo faccio a modo mio, in parte simile ad altri, in parte siccome a me piace comunicare poi per il mio lavoro che ho fatto in IBM Italia per tanti anni, ho dovuto parlare molto spesso in pubblico davanti alle telecamere e anche davanti a Rai 3, Rai 2, Tele Lombardia, quindi sono abbastanza abituata a parlare in pubblico. Sì. E allora io faccio due cose con i social. Con Facebook, per esempio, lo faccio già da tanto tempo. E ho provato qualche cosetta qualche giorno fa con Instagram, però è stato solo un esperimento. Quindi io con Facebook faccio due cose. Sì. Faccio molti post live. Mm-hmm. Alcuni sono proprio estremamente mirati al discorso dello scrivere. E quindi lo faccio in due tipologie diverse. Ci sono alcune volte che parlo esclusivamente di un mio romanzo, mm-hmm, e poi da un mesetto e mezzo, cosa che continuerò a fare, più o meno lo faccio con un ritmo ogni 10, una frequenza ogni 10 giorni, mm-hmm, che mi piace anche, siccome sono anche una patita lettrice, sì, una rubrica live che si chiama Il leggo, io scrivo. Ok. Quindi usi video, quindi usi molto i video. Quindi usi molto sì, i video. Uso molto il video perché secondo me e sono stata influenzata, devo dire, dal fatto che ci sono autori di fama mondiale che hanno un buon rapporto con il pubblico, per esempio Ken Follett. Sì. Ken Follett mi è sempre piaciuto perché anche quando mi viene intervistato per il piace è una persona molto alla mano, molto socievole. Sì, anche Glenn Cooper. Sì, sì, sì. Glenn Cooper è il massimo. Poi Glenn Cooper, diciamo, anche se sicuramente potrebbero essere forse dei segretari, per esempio, siccome l'Italia dopo gli Stati Uniti è il mercato mondiale più grande per lui per i libri, mm-hmm, lui ha fatto anche questo sito, diciamo, in italiano. Ovviamente lui l'italiano non lo parla, non lo scrive, però diciamo... Per avvicinarsi di più alla fanbase sì, italiana. Ripeto, sicuramente adesso in quel caso il suo gruppo ci sarà una persona che per lui risponde, e quindi non so adesso se comunque gli vengono detti i post che riceve. Però, non so, io gli avevo detto, io abito a Seattle, io ho avuto la risposta. Sì. Ecco, allora, e poi c'è anche un altro scrittore che interagisce molto, è un po' più in piccolo, ma comunque i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo,
ed è Steven, oh mamma, questo è un errore gravissimo. Vabbè. Lui è un insegnante. È un insegnante di storia romana a Austin, Texas, okay. E ha creato una serie molto bella dove l'investigatore è una specie di faccendiere al tempo di Cicerone. Ti ricordi almeno il titolo, il titolo del libro, così magari chi è interessato se lo va a vedere? Allora, diciamo che Gordiano il cercatore è il personaggio che lui ha creato. Ok, bene, bene. Quindi poi chi vuole se lo può andare a cercare su internet, poi lo trova sicuramente. Ah sì, perché ecco. Gordiano il cercatore, anzi ho internet qui davanti e posso anche a questo punto dire chi è l'autore. Però ecco, nel frattempo che cerco, voglio dire che anche lui interagisce moltissimo con il pubblico, è una persona molto, molto alla mano, sì. E quindi e poi ho visto, e questa è una cosa che mi ha colpito, certo. No, infatti è importante e il rapporto. Però faccio anche i video di altri argomenti, perché secondo me, diciamo, una persona in prima battuta, uno scrittore, deve anche farsi conoscere come persona prima ancora che come scrittore, sì. Tipo, su che argomenti? Su quello che guardi in TV, per esempio? Possono essere vari. Ok. Vari. L'unica cosa che non faccio mai, non tocco argomenti né di politica, né di... religione. Di religione, ecco. Perché lì altrimenti... Non vogliamo fomentare, scatenare polemiche. Sì. Però, ecco, per esempio, non so, una volta era successo un fatto... non mi ricordo che, ecco, l'autore di prima che dicevo è Steven Saylor con Y, sei con Y. Ah, okay, okay. Steven Saylor, molto grazie. Bravo, e lui interagisce molto. Perfetto. Ecco, dicevo, i miei post live spesso, una volta ho parlato del fatto che era successo un fatto di purtroppo criminoso. Ed era successo negli Stati Uniti. Sì. E c'erano una serie di considerazioni su vari gruppi Facebook o anche di miei amici italiani. E avevo preso spunto da alcune considerazioni, secondo me, sbagliate. Nel senso che non puoi considerare l'Italia, che ha solo 57 milioni di abitanti ed è piccolina, sì, rispetto a una nazione come gli Stati Uniti, che sono più grandi dell'Europa e hanno una popolazione come l'Europa. Sì. Quindi, quando si devono valutare certe cose, devi fare sempre dovute proporzioni. Certo. Ecco, allora io faccio vari interventi a seconda anche di cosa succede. Attualità. Argomenti di attualità. Di attualità, sì, nei punti di vista. Per esempio, uno dei più recenti è stato sui punti di vista, ma non dal punto di vista della scrittura, ma proprio come, e ho riportato proprio dei fatti successi anche a me, su come bisogna prendere con le pinze qualunque tipo di opinione, giudizio che si esprima. Sì. E avevo portato proprio, mi ricordavo, sul Corriere della Sera tantissimi anni fa, era apparsa una fotografia di Milano, ma presa da due punti diversi, e uno sul Corriere della Sera, un altro su un altro giornale, ed era anche bastato non solo l'angolazione diversa, quindi come immagine, ma anche il commento diverso del giornalista per far apparire una stessa realtà in un certo giorno a Milano completamente diversa. Sì. Mi viene in mente un po' come quando c'hanno le piazze, che dicono la piazza era piena di gente per il comizio elettorale, invece l'altro dice no, in realtà quella era la foto di un angolino della piazza, non è che c'erano così tante che persone. L'angolino era pieno, ma non tutta la piazza. Sì. Senti, sì. E poi ho visto che usi molto anche i gruppi di Facebook. Come ti trovi poi sui gruppi di Facebook? Perché io poi... Io ho provato... La spinosa, la risposta spinosa. Ah... Perché ho provato allora, anche... No, rispondo volentieri. Sì. Allora, ci sono... Innanzitutto tutto dipende molto da quanto illuminati e mente aperta siano i gruppi di Facebook. Posto che io
faccio parte anche di gruppi non necessariamente di lettori-scrittori, perché io amo molto la storia antica e medievale, sì, e l'architettura medievale. Quindi, tolto questo, mm-hmm, per quanto riguarda i gruppi di scrittura, ce ne sono vari che sono molto belli e gli amministratori sono persone dalla mente aperta, mm, che quindi accettano ben più che volentieri anche gli scrittori indipendenti, come lo sono io, come lo sei tu. Sì. Io quello che cerco di fare, che devo dire, e che molti errori che vengono compiuti dagli scrittori indipendenti, alcuni cosa fanno? Ti mettono, ti piazzano la foto di copertina, subito il prezzo, li trovate su Amazon. Mm. Allora questo è sbagliato, ma lo sarebbe anche se stessimo parlando di un libro di Dan Brown o di Ken Follett. Certo. Cioè, se tu stai parlando di un libro, ma scrivi tre parole, scrivi qualcosa. Ecco. Mm. Di che si tratta? Non si sa. Mm. È importante, soprattutto è importante per uno scrittore indipendente, perché purtroppo c'è, in parte per una cattiva pubblicità subdola fatta dalle case editrici attraverso i gruppi Facebook. Molti gruppi Facebook sono in alcuni casi evidente, quindi lo dico in maniera aperta, in altri casi non è, ma poi a lungo andare vengono traditi, per cui ci sono case editrici dietro, e quindi in alcuni casi proprio c'è scritto che non si può parlare di sé e dei propri lavori. Mm. Io con un gruppo molto grande, non faccio i nomi ovviamente, certo, non dico solo il peccato, ma non il peccatore, sì, ero stata all'inizio non bannata, ma avevo parlato di un romanzo, ma secondo me anche dicendo le motivazioni e tutto quanto, quindi secondo me non è che io avevo fatto la compra, punto e basta, andate su Amazon, il prezzo è tot, punto e basta. Mm. E c'erano stati alcuni lettori, basta con questi che vi fate la pubblicità, e ho detto, ma scusate, ma se siete lettori, sì, voglio dire, gli scrittori esistono sia quelli che vanno con case editrici sia quelli senza, sì, basta a voi decidere cosa volete fare. Invece un altro gruppo addirittura e lì ho fatto un post live perché mi sono sentita io tutta la categoria degli autori indipendenti. Addirittura c'è questa persona, quando io avevo pubblicizzato un romanzo, sì, aveva fatto un post comune, cioè quindi un post pubblico del gruppo, dove diceva che avrebbe cambiato le regole, niente più autori indipendenti che si pubblicizzavano perché spurcavano, intasavano il gruppo. Okay. Questa è un'offesa un po' troppo pesante. Sì. Sì, invece ci sono tanti altri gruppi. È strano anche perché di fatti i gruppi dei lettori su Facebook, cioè, si incontrano online per discutere di quello che hanno letto e scambiarsi consigli, cioè, quindi so, è gente che vuole conoscere altri libri che può leggere, no? È controproducente. E lo so, però c'è ancora questa brutta cosa in molti che se c'è la tua faccia come autore e parli di te stesso, allora lì vieni visto semplicemente come uno che stende il tappetino per la strada e che vuole vendere la sua facoltà. Sì. Per fortuna ci sono anche quelli nati, ecco. Quindi voglio dire, mm-hmm, per diciamo rispondere alla tua domanda all'inizio, qual è il mio rapporto con i gruppi Facebook di lettori e scrittori? In vari, devo dire, sono anche molti, ho un bel rapporto. Sì. In altri, che sono anche per me molti, infatti ho dovuto scremare con gli anni, perché io ero arrivata a far parte anche più di 100 gruppi. Ok. Però molti a questo punto ho dovuto via, certo, pulirli. E invece ce ne sono tanti. Alcuni sono di carattere generico. Mm. Altri sono anche di gialli, visto che io in prevalenza scrivo gialli. E devo dire che ci sono dei gruppi gestiti molto molto bene, ecco. Ti volevo dire, c'è un po' per tutti i gusti. Sì, io tra l'altro all'inizio, quando cominciavo a postare sui gruppi di Facebook, ero praticamente
Non è che venivo bannato, però c'era Facebook stesso che mi bloccava dopo un certo numero di post. Se cioè io prendevo il mio stesso post, tutto curato, bello scritto di qua e di là, cominciavo a copiare e incollare in vari gruppi all'inizio. Dopo un tot di post, non mi ricordo bene quanti, poi Facebook stesso mi diceva: no, guarda, adesso ti stoppiamo il tuo account per 24 ore, non puoi più Sì. postare niente. Cioè, come fa Allora, uno a sapere succede qual è il anche limite? Perché è facile quasi poi incappare in questo tipo di blocchi, a me. purtroppo. Allora, sì, c'è una cosa che questo succede anche a me, anche perché io da informatica sono molto veloce. Allora, è una specie, non si capisce esattamente, è un algoritmo che mischia due cose, la velocità in cui tu dai l'ok al post, quindi uno dietro l'altro, Sì. e un certo numero. Infatti, a me è successo un mese fa o 2 mesi fa, come al solito io ho detto, perché loro dicono ti stoppo per 2 mesi, poi no, scusa, per 48 ore. E io però puntualmente mando sempre servizio clienti e dico scusate, io scrivo. Però diciamo questa cosa l'abbiamo notata in tanti da quando è iniziato anticamente la possibilità di comunque, anche se in una forma un po' più elementare, ma comunque da fare gli Amazon, scusa, il Facebook Ad, già da 5 o 6 anni tu potevi pubblicizzarti, fare la pubblicità. Allora, da quando è cominciata questa cosa, molti di voi hanno detto: ma vuoi vedere che questa cosa è nata congiuntamente al fatto che tutto sommato si viene così spinti più a fare la pubblicità a È pagamento. Ma probabile. che sia vero o falso, non si sa. Sì. Infatti, comunque, appunto, bisogna stare attenti a non postare troppo, starci un po'. Secondo me è anche Sì, legato è al tipo di meglio. link che tu metti, perché ho notato se posto, mi succedeva con i link diretti ad Amazon, invece adesso magari se posto, con un link diretto al mio sito, di Sì. solito non ho problemi, quindi forse anche quello che potrebbe far scattare, non lo so, comunque, bisogna stare attenti. Comunque, diciamo che in generale io ho un bel rapporto con Facebook, devo dire, Sì. e tutto sommato con una buona quantità di gruppi. Senti, poi passando invece, addentrandoci ancora di più negli argomenti più oscuri del self-publishing, insomma, tu poi hai avuto varie esperienze e parlando di Facebook, c'è stata più di una persona che, insomma, regolarmente ti contatta. Con richieste un po' assurde, senza fare nomi, vuoi Forse solo parlarcene? una, forse solo una. Ecco, vuoi parlarcene un po' perché bisogna un po' stare attenti a Sì. queste cose, quando succedono. Allora, diciamo che la stessa cosa avviene non solo come contatti su Facebook, ma io sono tampinata sulla mia email a livello, non dico giornaliero, ma almeno 6-7 email in una settimana sì, sia in inglese sia in italiano. E sono persone, alcune che dopo che tu gli dici, vabbè, sono di due gruppi diversi, allora, come tipologia. In un caso, ed è anche evidente che molti scrittori accettano, perché quando uno scrittore dopo 3 giorni che ha pubblicato c'ha già 300 review, ma c'è un po' di bruciato, per carità. Recensioni, sì. Sì, se tu vai a vedere quante ne ha più Follett su Amazon Italia piuttosto che Freddy Forsyth o Dan Brown, ne hanno decisamente molti di meno. Ecco. Allora, ci sono persone che più o meno spudoratamente mi hanno contattato, ma so che contattano tantissime altre persone, quindi sta a te decidere o no di accettare o no, e ti dicono proprio molto spudoratamente che per tot euro ti mettono per ogni libro tot review tutte a 5 stelle. Ecco. Ora, queste cose non solo a me dà fastidio, perché pur sapendo che tanti lo fanno, anche tanti impensabili,
fatti su, sono stati scoperti autori medi che fanno una cosa del genere, sì. E non è bello, sono stati fatti anche dei nomi comuni. Mm-hmm. Ma poi, secondo me, quando tu entri in questi giri, un po' come diventare amico o accettare un servizio di un mafioso, non sì. Esci più, secondo me è così. Ovviamente c'ha le ripercussioni, perché io da quando ho cominciato a dire di no, mm-hmm. mi sono vista varie volte sui miei libri Amazon, recensioni a una stella, addirittura alcune con il titolo boh e con il contenuto ma. Ecco. Ecco. Proprio così. E devo dire che tutto sommato, anche se questa gente crede di nuocermi, alla fine non mi nuoce, perché il libro che ha più una stella è quello che dopo 5 anni continua a vendere sempre, ecco. Almeno 6-7 a settimana li vende sempre. Vedi? E, forse pure perché questi tipi di recensioni così strane, per molti lettori smart, mm-hmm. siccome sono evidenti molte di questi, come per esempio uno mi ha messo una stella su uno dei miei, un'antologia di racconti medievali, dove diceva, vabbè, ma come si faceva a vedere nella stanza che c'erano solo le candele? Ho detto, oh ragazzi, in quel caso gli ho risposto, ho detto, senti, ma guarda che per oltre 2-3 mila anni la gente andava avanti con candele, e la gente scriveva pure i libri al tempo sui papiri oppure sulle pergamene, certo, non c'era un'illuminazione. Quindi voglio dire, sì. Capisci subito quando e tu, te le mettono giusto per abbassare la mente. E tu quindi hai mai considerato di segnalare la cosa ad Amazon? E se sì, sì. Come è andata? Allora, io ho fatto nella mia vita di Amazon, cioè da 6 anni ormai, più di 5 anni a questa parte, 3 segnalazioni. Allora, mentre una me l'hanno tolta perché era veramente una segnalazione in cui mi si offendeva, mm-hmm. con parole offensive, e tra l'altro questo non è un parente ma è una persona che io conosco da 50 anni, ah, quindi... solo che è andato fuori di te. Sì, ah, quindi sai chi è? Ok. Mm-hmm. Okay. E l'ho dovuto anche togliere l'ho bloccato su Facebook perché stava parlando. Allora, quella me l'hanno tolta, ma tutte quelle simili a queste mi hanno detto che siccome non sono offensive, c'è libertà di mercato, di pensiero, scusami, mm-hmm. non possono togliere. Io ho ribattuto che ok, c'è libertà di pensiero, ma è evidente che sono fatte apposta per nuocermi, perché queste abbastano il numero di stelline. E sì. Loro hanno ribadito che invece si può fare. Comunque, quindi... La cosa ovviamente è peggiorata da quando, a linee generali, sì. come sai, adesso tu puoi mettere anche, senza giustificare, adesso puoi mettere il voto. Ah, infatti, è utile, non è utile? E quindi tu puoi mettere... Infatti c'è una mia amica che scrive benissimo, molto bene, mm-hmm. si è trovata un abbassamento di rank, e quindi è ovvio che se tu fai la valutazione proprio matematica con una calcolatrice alla mano e valuti quanti ce ne sono e quanti invece tu vedi la cosa, è ovvio che ce ne sono una marea che gli hanno messo una stella. Certo. Sotto questo aspetto, secondo me, i giudizi sui libri io li toglierei del tutto. Perché le 5 stelle possono essere... cioè, qualunque sia il valore che tu dai ai giudizi, è molto opinabile. Sì. Perché è personale. Io, per esempio, il famoso, uno dei classici, Siddhartha, io lo dico sempre, io nella mia vita ho provato a cominciare a leggerlo, arrivato sempre alla 15ª pagina, proprio il mio cervello si chiude. Non ce la fai. Però, non ritenendomi stupida, io non ho mai detto una schifezza, io ho detto sempre che i miei gusti non mi va, sì. per i miei modelli, cioè, ecco. Sì, e sì, non sì. ho mai messo una stella a romanzo di città, mm-hmm. non mi permetterei. Senti, rimanendo poi in tema di queste problematiche poi
per noi autori indipendenti. Ha fatto dell'editing, no? Tu hai faticato un po' a trovare un editor giusto, giusto? Come è andata un po'? Sì. Allora, la mia vita con gli editor ha seguito vari step. All'inizio io ho faticato nella scelta, questo sì. Anche perché ovviamente quando vai su internet tutti dicono io sono bravo di qua, di là, è ovvio, cioè nessuno dice io sono una schifezza, mezza cartuccia. Sì. E infatti all'inizio io mi ero rivolta a un editor che l'ho messo alla prova ed è stato un fallimento. Poi invece mi ha colpito quello che è successo con un altro editor, che invece lei si fece avanti. E mi disse, due capitoli ti faccio l'editing gratis, e mi ha colpito. Lei è stata il mio editor e mi ha fatto editing 3 volte. Ok. Solo che poi questa persona, ha avuto un bambino, poi, essendo molto brava, adesso lei, lavora in prevalenza per due agenti letterari. Ok. Lavora anche da sola, ma più di un libro, due massimo ogni 3 mesi, non può gestirlo proprio. E quindi ecco, ho avuto poi un'altra, non posso fare anche qui il nome, Sì, non ti preoccupare. ecco, di un altro editor che sulla carta in teoria dovrebbe essere estremamente un editor con la minuscola. Ma il fatto è che secondo me questa persona l'ha dato in mano a qualcun altro, oppure lo prendeva e lo lasciava a distanza di 2 o 3 settimane alla volta. Il che non si può fare editing in questo modo, Sì. perché in molti punti mi veniva segnalato, ma questa cosa. Il lettore non la capisce perché tu non hai mai detto nulla che possa far arrivare a capire. Quando poi andavo a vedere e c'era magari scritto un capitolo o 2 capitoli prima. E questo perché purtroppo molti che fanno l'editing prendono senza poterselo permettere perché il tempo è finito, cioè la nostra giornata è sempre 24 ore dura. Sì. Prendono in mano troppi romanzi per fare editing. E allora questa persona non l'ho più potuta, anche se per altre osservazioni, altre cose. E poi devo dire con grande sincerità che io mi aspettavo quando a un certo punto all'inizio lui mi disse alcuni editor cosa fanno? Danno un'occhiata rapida e prendo un carico in meno a seconda se vedono che il figlio mi piace o no. Sì. Infatti, un mio amico non mi è stato preso il carico da questa persona. E allora, quando io dissi, ma nel caso dovesse piacere, ovviamente dopo un editing, potrei andare con XY casa editrice? Mi fu detto, ah, questo è tutto da vedere. Ok. E infatti molti si sono lamentati di questo. E poi questa persona rifà l'editing privatamente con i prezzi di mercato 2 o 3 volte, che Ah, non va bene, certo. perché a questo punto tu hai la sensazione che ti voglia solo, scusa l'espressione alla milanese, ciumare i soldi. Certo. Ecco. E invece poi, diciamo, sono passata un po' di tempo con una persona che mi fa editing, avendo un rapporto anche di amicizia, siamo diventate amiche, c'è un rapporto, diciamo, molto più, come dire, più personale. Se lei mi deve dire, Marcello, questo non va, me lo dice subito, me lo segnala, Sì. ecco, insomma. Quindi, cioè, faccio così. Comunque È importante, è sicuramente importante.
Non... Infatti io dico spesso che chi ha l'approccio self-publishing, l'editing deve farselo fare. Per forza, per E forza. per forza, quelli che mi dicono ma non me lo posso permettere, a parte il fatto che in tanti casi poi vedi che si fanno delle vacanze, sono persone che magari ogni mattina si vanno a prendere il caffè al bar, tutti costa e fanno colazione al bar, per cui alla fine non è che non te lo puoi permettere, Non te lo vuoi te lo permettere. puoi, non puoi. A parte il fatto che l'editing fatto da casa editrice ormai anche quelli stanno scadendo molto, ma comunque, a maggior ragione, la nostra categoria degli indipendenti, se vuole sempre più farsi notare, sfondare, deve proporre un prodotto che come genere può non piacerti, ma quantomeno come Qualità. risultato finale deve essere ineccepibile. Cioè, anche perché l'editing, come non tutti sanno, tu lo sai ovviamente, non è solo correzione di bozza. Quindi la correzione grammaticale, che anche quello è importante. Ma l'editing vuol dire che, come dicono gli inglesi, due cervelli sono meglio di uno. Tu scrittore puoi aver pensato nello scrivere, anche se hai riletto, di essere stato coerente, di aver detto tutto quello che serve al lettore per capire. E magari no, perché molte cose ti sono rimaste in testa, hai dimenticato di scriverle. Ed è invece importante avere un occhio esterno, una mente esterna quindi che fa editing. Io addirittura faccio fare anche il beta reading, che è molto importante, prima ancora dell'editing. Che per chi Il non lo beta sapesse, reading il beta reading è dare delle copie sono lettori del che romanzo. non si fanno pagare, leggono in anteprima il romanzo. Addirittura io ho due beta reader che leggono ogni 4-5 capitoli che io scrivo. Anche il nuovo romanzo che ad occhio e croce tra un paio di mesi, 2 o 3 mesi sarà pubblicato, già i miei beta reader hanno letto, io sono arrivata al 13° capitolo, hanno già letto uno fino al nono, l'altro fino al quinto. E sono persone che non hanno peli sulla lingua, perché così deve essere. Loro non è che sono minuziosi, non è che ti stanno a fare come dire, L'analisi grammaticale, l'analisi cervello, ecco. Anche se devo dire, tutti i miei, quando si accorgono che c'è un errore, me lo segnalano. Però quello che loro in prevalenza fanno è, capitolo per capitolo, loro ti dicono, guardano queste seguenti cose, che è importante. In questo capitolo, è stato interessante, mi è venuta la voglia di andare avanti ogni pagina che veniva. La trama in questo capitolo è stata noiosa oppure è stata bella che ti ha tenuto te come lettore, quindi è stata un buon andamento stilistico. I personaggi, come hanno parlato, se ci sono ovviamente dei dialoghi, eccetera, eccetera. Quindi il beta reader è un lettore che legge senza eccessiva, diciamo, pignoleria, ma che ti dà un giudizio complessivo poi su alla fine quelli che sono gli aspetti principali, quindi la trama interessante o no, come hai definito i personaggi, se ci sono dialoghi o anche le scene. Il lettore se le riesce a immaginare le scene, sì o no, perché anche quello fa parte della bravura o no dello scrittore. Ed è interessante. Quindi io dico sempre a chi mi chiede consigli, se proprio proprio non potete farvi fare l'editing che invece va fatto comunque, almeno servitevi di 4-5 beta reader che abbiano anche un livello culturale di un certo tipo, perché devono, e soprattutto che devono essere dei buoni lettori, insomma. No, infatti i beta reader sono sempre molto molto utili e importanti, solo che pochi ancora li usano, però sì, comunque. Invece io, sai, ho scoperto il discorso dei beta reader leggendo i ringraziamenti dei grandi scrittori, tipo Ken Follett, Dan Brown e altri, perché loro, prima di passarli agli editing delle case editrici, loro se li fanno leggere da amici e parenti. Ecco. Ma è importante questo.
Io una cosa che faccio, però ovviamente non è una cosa che può essere, come dire, estremamente obiettiva. Cosa faccio? Una volta finito il mio romanzo, indipendentemente dal lavoro che stanno facendo la persona che mi fa editing o l'Ita Reader, io dico: Marcella, fai finta che tu hai speso dei soldi. E mi rileggo piano piano sempre con quest'ottica. Cioè, io, se stessi leggendo io questo capitolo che ho scritto, sì. Infatti io un romanzo, la mia prima antologia l'ho riscritta, quella che si chiama Grataura e Trigia di Medievali, perché dopo tanti anni che l'ho scritta, io che man mano sono cresciuta come scrittrice, alcune cose non mi piacevano più. Sì. Sì. E bisogna, bisogna sempre ricordarsi, essere obiettivi con se stessi. E ricordarsi sì. Che tu, e anche come la fotografia, io sono una patita fotografa a Milano e anche tu ho partecipato a mostre, ma io le foto fatte 30 anni fa, alcune le ho buttate. Perché quando tu maturi, io ho fatto anche corsi di fotografia, che sei un professionale, eccetera, acquisisci un occhio diverso. Quindi la stessa cosa avviene nel mondo della scrittura. Man mano che tu cresci e anche leggi, perché è importante. Oggi da qualche parte leggevo un post giusto, comunque non è la scoperta dell'acqua calda, tu le scrittori devi anche leggere sì. Molto, perché devi leggere sia scrittori veramente bravi, ma anche scrittori indipendenti. Io adesso alterno sempre uno scrittore indipendente con uno scrittore, chiamiamolo blasonato, anche se questa frase non mi piace, ma per dire autori, diciamo, tradotti in tutte le lingue, insomma, del mondo, scrittori. Certo. In entrambi i casi è molto utile fare questo lavoro, non solo perché io sto scoprendo autori indipendenti che non hanno niente da meno di scrittori con grandi case editrici, ma sì. Perché nel bene o nel male, secondo quelle case editrici, sia indie, riesco anche a vedere, man mano che scrivo, sto diventando più scocchiosa. Cioè, io anche autori blasonati, per esempio, una cosa che posso dire pubblicamente, nome e cognome, perché l'hanno detto in molti, sì. Io sono rimasta, non sapevo nemmeno se arrivare alla fine, ma poi per curiosità sono arrivato, Origin di Dan Brown, secondo me l'ha scritto un altro. Perché è talmente deludente la trama, talmente una cosa che non è un mistero, no? Non dico niente perché chi lo vuole leggere è inutile, non posso fare spoiler, sì. Ma posso dire, come tanti hanno commentato, evidentemente non l'ha scritto lui, c'è una sua firma. Sì. Sì. Io l'ho cominciato a leggere e non sono riuscito a finirlo, onestamente, non sono riuscito a finirlo. Allora, io devo dirti che le prime 10-15 pagine potevano essere attraenti perché c'è il fatto che succede. Ma poi, quando pian pianino arrivi verso la fine, io sono arrivata alla fine, soprattutto io che sono un tecnologo, ma comunque io ho un master degree in informatica, e caspita, quando alla fine sono arrivata a capire qual è sto mistero, io mi sono guardata allo specchio e ho detto: ma possibile? Questa cosa ormai nel mondo esiste già da almeno 30, 20 anni. Ecco. Che cosa ha scoperto? Cioè, dov'è sto mistero? Allora tu ti accorgi che, ecco, e questo è anche deludente, perché le grandi case editrici cosa fanno? Molti scrittori indie che vorrebbero cominciare la loro carriera mandando i manoscritti alle case editrici, i loro scritti vengono buttati senza manco essere letti. Poi, quando tu vedi che le case editrici prendono, ormai pubblicano tantissimi autori solo perché fanno cassa, questo è anche deludente. Purtroppo molti lettori cominciano a capirlo, che ecco. Quando devono spendere un sacco di soldi diciamo, un libro che ti costa anche un poco, perché tanti hanno ancora la carta, sì. Oppure anche gli ebook, dei grandi scrittori ti costano parecchio. Sì, c'hanno prezzi molto gonfiati. Sì. Sì. Bene. Lui, insomma. Ok.
Grazie Marcella, veramente è un piacere parlare con te, proprio sei Guarda che ispirante, bella la inspiring. tecnologia. Io negli Stati Uniti, tu in Giappone, ma siamo due italiani che ci parliamo in italiano. Esatto, capito. No, mi piace. Niente, grazie ancora, veramente, ti auguro tutto il Grazie a meglio te. con la tua serie, con i tuoi progetti. Dai, bene, bene, grazie. Grazie a te. E grazie anche a te per i tuoi consigli. Figurati, è un piacere. Nella giungla di Amazon è dura sopravvivere. Con milioni di libri a portata di click, il tuo è solo uno fra tanti. Ma forse hai ancora qualche speranza. Self-Publishing Marketing, il nuovo libro di Eugene Pitch. Tutto quello che non ti hanno mai detto per avere più successo con i tuoi libri. Self-Publishing Marketing. È ora di autopubblicarsi sul serio. Self-Publishing Marketing è disponibile su Amazon, Kobo, IBS. Radio Scrivo. Vivi delle tue parole.